credo che sia una questione davvero importante quando clinicamente dobbiamo farci carico degli incubi, dei desideri, delle delusioni, anche narcisistiche profonde, del padre messo alla prova dalle difficoltà che incontra il figlio adolescente nel realizzare i propri processi di individuazione, di nascita sociale, di soggettivazione, di sviluppo di una responsabilità etica nei confronti del proprio corpo, del proprio ingegno, eccetera. Dobbiamo tenere presente che il padre tendenzialmente nel nostro contesto attuale nasce appunto nel luogo degli affetti e tende a diventare più facilmente un padre accuditivo piuttosto che non un padre etico. Non è più costruito socialmente, ma è costruito dall'amore della donna che ama ed è costruito dalla capacità del proprio cucciolo di favorire un viraggio del proprio papà dal narcisismo virile al masochismo paterno, un vero e proprio prodigio effettuato in combutta con la mamma, che ambedue hanno bisogno di un bravo papà che testimoni la propria presenza attraverso la capacità di bonificare l'area delle relazioni familiari dalla violenza e dal conflitto. Quindi questo penso che sia uno degli elementi che può aver contribuito a, in parte, a risolvere la crisi del padre etico, del padre autoritario. S'agit-il d'adolescents qui sont dans un moment problématique lié à leur étape du développement, ou s'agit-il d'adolescents chez lesquels une organisation de la personnalité se met en place? Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'adolescents qui peuvent nous faire penser à une organisation limite de la personnalité, mais qui, de mon point de vue, ont plutôt un fonctionnement limite, c'est-à-dire une modalité de fonctionnement passagère, et d'autres qui sont vraiment, contrairement peut-être à ce que les classifications internationales ont retenu, qui sont déjà dans une organisation limite de la personnalité de type borderline. Et que c'est une question qui me paraît un enjeu tout à fait quotidien quand on s'occupe d'adolescents. Et je vais essayer de vous présenter pourquoi je suis vraiment intéressé par cette question contemporaine. I want to talk about intersubjectivity, obviously, and the arts. And along with that, I would like to talk about the dynamic experience that we all have that allow the arts to be so important. And I think of the arts really as a true metaphor and an example of what life is really like when you're with somebody else and I'm seated so different. So I'm going to talk some about music, dance, cinema. Before I get there though, I want to say that strangely enough, even though the arts can move us as much as anything and get all kinds of emotions out, we have very little studied the arts from the point of view of what can they tell us about affect, feeling, intersubjectivity, dynamic experience, yet that's what they're about. Academic psychiatry and psychology has sort of stayed away from the arts. It's changing some now. And only slowly is there some recognition that if we don't look at them, we miss something really important in what it is we're basically trying to do.